Nella prima giornata di apertura in zona gialla, la Versilia ha visto presenze nelle piazze e strade dei principali centri urbani. I turisti o i semplici visitatori hanno approfittato della situazione di libertà con termine a mercoledì 23 dicembre per fare gli ultimi acquisti dei regali di Natale o semplicemente per sedersi al tavolo di un bar o di un ristorante per godersi un pranzo o una semplice colazione prima che le norme nazionali entrino in vigore con l'obbligo di restare a casa per le festività natalizie e non poter vedere parenti e amici. Le immagini che potete vedere sono quelle di Forte dei Marmi nella mattinata, con alcune presenze che passeggiano lungo le strade tra le vetrine dei negozi senza creare assembramenti preoccupanti, ma che sono una breve boccata di ossigeno per bar e ristoranti. Una differenza la si può vedere nel centro urbano di Piazza Cavour a Viareggio nel pomeriggio, con diverse persone che circolano per le strade munite di regolare mascherina, ma poche situazioni di assembramento. A differenza delle situazioni delle grandi città come Firenze, dove si è reso necessario regolamentare il traffico di persone lungo le vie dello shopping, con lo scopo di limitare il più possibile momenti di assembramento o di numerosità di persone fuori dai negozi o in prossimità dei bar e delle caffetterie. Fuori dai negozi, con numero limitato di possibilità di entrata per i clienti, alcune code distanziate e disciplinate a Piazza Cavour per i propri acquisti. E anche in questo caso una boccata di ossigeno per negozi e locali, ricchi di clienti e di passanti. Situazione non molto differente a Pietrasanta nel tardo pomeriggio. Le luci di Natale, nel limite del possibile, hanno reso popolate le strade principali del centro cittadino, ma con lontananza da uno dei momenti tradizionali di assembramento natalizio di questo centro urbano, che è il rituale Camel Punch, molto probabilmente sospeso per queste festività natalizie. Nel complesso, la mascherina tra le persone non è abbassata come nel caso della scorsa estate, segno probabile di una coscienza della gente riguardo la sicurezza per il Natale, lontano dai ricoveri in ospedale o da una terza ondata da molti data per scontata dopo le festività natalizie.